più cordiale buonasera. Torna il futsal femminile con il campionato di Serie D, quarta giornata. Anzio Lavinio ospita la Virtus Ciampino per questa stagione, il ritorno in casa, ricordando che all'andata ci fu la sconfitta per il team allenato da Mauro Fontemagno. La Virtus Ciampino intanto parte proprio in questi istanti il confronto. Dietro cerca anche il piazzamento delle compagne migliori, smissa per Cesarini, cerca un'apertura sull'out di sinistra, si accentra poi Forti, ci prova ancora Cesarini. Aiello soffia il pallone, ci prova il tiro, si ferma, poi ha la possibilità di mettere in movimento la compagna di squadra, nulla di fatto, la possibilità per il vantaggio della Virtus Ciampino con Di Felice che sblocca anche il confronto. Per Coletta, lo scambio subito dalla parte opposta, la sua destra, lo scambio adesso con Todisco, il tiro direttamente a due avversarie. Coletta, il tiro non trattiene Luparelli. Sorbi recupera ancora Aiello, si intestardisce benissimo, si libera il tiro, alza Luparelli sopra la traversa con Lanzio Lavinio sotto di una rete. Intanto recupera il pallone Sorbi, si accentra il tiro, Maglioni in due tempi, scambio con Forti, alza il pallone, questa volta è Ruzza invece che lo ferma, si diretta verso il campo, verso la porta, scivola poi nel tentativo. In due sul pallone Coletta e Aiello, sicuramente è Aiello che sfera il tiro, Luparelli la risposta e poi addirittura va a sedersi in panchina per lasciare spazio a Cesarini. Pattone, deve girarsi Ruzza, Luparelli non trattiene Pattone, la possibilità, se ne va da sola, il servizio verso Todisco, il palo, Coletta, palla messa giù da Todisco, ancora Coletta, il tiro dalla distanza, la parata, la risposta di Luparelli che allontana la sfera, a Bagnara, Vattone adesso ci prova, carica il tiro e in due tempi Luparelli, gira di prima intenzione, la Bagnara, Felice, Aiello, la possibilità, esce ancora Luparelli proprio all'ultima occasione, stava per giungere a Scarpellini, Di Felice, Scarpellini si gira, la possibilità e c'è il gol da parte di Scarpellini, deve liberarsi di Coletta, riesce a farlo, poi si defila e c'è un buon servizio verso Di Felice, la spaccata. Scarpellini si gira, gli soffia il pallone Todisco, se ne va da sola, c'è anche la possibilità per darla a Vattone, ci riesce, se la porta troppo avanti, non riesce neanche a colpire. Al centro ha preferito andarsene verso l'esterno, il tiro da parte di Todisco. Si sente sempre un duello con la Scarpellini. Ruzza il tiro, si distende Luparelli, gli dice ancora di no. Pallone che non viene perso, Scarpellini ci prova con la mano, smanaccia Maglione, poi serve la sfera per Ruzza, lo scambio, il tiro e c'è Luparelli. Virtus Ciampino ancora con Sorbi, se ne va da sola Maglione, palla messa in mezzo, troppo alzata sotto misura da Aiello, davanti a Luparelli. Aiello, Fattone, si gira, se ne va da sola, la possibilità, il tiro, il diagonale finisce fuori. Aiello, Di Felice, palla messa in mezzo, Scarpellini, lo scambio con Di Felice, Scarpellini, arriva così il triplice fischio del signor Iannotta. Virtus Ciampino batte Anzio Lavinio 3-0.